E niente, praticamente con questo trucco andremo ragazzi a fare le scorte massive del night. Non dovremo aspettare il tempo di ricarica e potremo farle continuamente, essendo anche che ci sono gli arripi doppi questa settimana. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, qua è Savix che vi parla. Oggi vi spiego il trucchetto ragazzi per fare massivo tutte le scorte praticamente del gioco, tipo quelle di Dax e queste anche del Knight. Quindi ragazzi, iniziamo subito. Requisiti per fare questo mini glitch, che veramente però è una bomba raga: semplicemente dobbiamo toglierci tutti i contatti dal telefono e lasciare solo il contatto dell'organizzazione con cui stiamo facendo il glitch. Per esempio ragazzi, io ora sto facendo il glitch per maxare il night, quindi lascerò Johan, che io non avevo neanche tra i contatti. Quindi come facciamo a toglierli e a metterli e lasciare ciò che vogliamo? Andiamo sul nostro menu interazione touchpad, se giocate la play, andiamo su preferenze e andiamo a cercare contatti, che dovrebbe essere il 2 di 9. A questo punto togliamo tutto quanto ragazzi, poi potrete rimettere e deciderete voi cosa avere nel telefono e lasciate solo quello dell'organizzazione. Io in questo caso lascerò solo lo Johan, in modo che sarò più veloce nel fare glitch. Ma se voi dovete fare Dax ragazzi, lascerete solo Dax e via discorrendo, capito? Quindi a questo punto, una volta che avete lasciato solo il vostro tizio dell'organizzazione che dovete fare, chiudete il vostro menu interazione, aprite il vostro telefono raga, e così potremo andare a vedere effettivamente se ci sono come contatti solo ciò che avete selezionato voi, come io in questo caso solo Johan. Sbam, e fa anche rima raga. Comunque a questo punto, una volta fatto ciò, potremo uscire dal nostro night ragazzi e avviare la missione di Johan, perché all'interno vi darà che è occupato. Quindi una volta fuori chiamiamo Johan e avviamo la missione per recuperare le scorte del night. Vi ripeto, potrete farlo anche con Dax, con le scorte del Shop Shop. Quindi a questo punto cosa dobbiamo fare? Fare tranquillamente la nostra missione e consegnarla. Una volta che l'avremo consegnata, regà, come ben vedete, non potremo richiamare Johan per avviare un'altra missione, perché ci darà che dobbiamo aspettare 19 minuti, 10 minuti, 40 minuti a seconda dell'organizzazione che noi stiamo maxando, in questo caso il night. Quindi cosa facciamo ragazzi? Ci teleportiamo, oppure io vi consiglio di usare sempre l'oppressor dal nostro LS autoraduno, così potremo fare il glitch. Perché l'oppressor? Perché per fare le scorte raga è veramente comodo. Poi per me potete usare la bicicletta o qualsiasi altro mezzo voi preferiate. Quindi una volta che siamo arrivati da LS, ci dirigiamo dal veicolo di prova. È uguale, prendete quello al centro, quello a sinistra, quello a destra, quello che vi piace di più, tanto serve solo per buggarsi. Quindi cosa facciamo? Ci mettiamo qua ragazzi sull'angolo del paraurti anteriore o anche quello posteriore, ma funziona meglio mettendosi in questo punto finché non ci compare in alto a sinistra. Schiaccia Y per provare l'auto, oppure triangolo se giocate da play. Quindi cosa dobbiamo fare? Il trick sta che noi dovremmo cliccare Y o triangolo e appena il tipo inizia a camminare dobbiamo avviare la missione di Johan dal telefono. Quindi guardate bene, clicco per entrare con gli altri giocatori e a questo punto ragazzi apro subito il telefono e vado ad avviare Johan. Una volta che sono in questa schermata spammo A se gioco l'Xbox o X se gioco da PS finché non mi trovo all'interno dell'autoraduno. Potrebbe essere un caricamento di qualche secondo, come di 5, 10, 15 secondi ragazzi, ma finché vedete la rotellina in basso a destra che gira e poi inizializzazione, vuol dire che il glitch sta riuscendo ragazzi. Quindi una volta che siamo spawnati all'interno dell'autoraduno nella sala di prova, dopo qualche istante caricherà effettivamente raga la missione di Johan, che non potevamo avviare perché c'era il timing da aspettare. Quindi ragazzi, che dire,
lasciate un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi, commentate ragazzi, fatemi sapere se siete ancora giocatori di GTA e se per caso magari con la Banway avete deciso di riniziare un account da zero. E niente ragazzi, da oggi è tutto, io vi saluto e spada bam, raga, alla prossima.